Abbiamo visto un volto nuovo dell'Aquila che è riuscita a recuperare una gara complicatissima perché il Termoli non ha mollato, l'avevi detto in conferenza stampa ieri pomeriggio. Sì, però tante volte quando si parla si fa anche per piangere un po', non è che mi aspettassi di fare quel tipo di primo tempo, saranno stati anche bravi loro, ci mancherebbe, però ecco, andare sotto i due gol e meritarli pure non è stata una bella cosa. Poi nel secondo tempo la partita è cambiata dopo il nostro gol, insomma dai, sono partite che come dico sempre io ci vuole sempre un po' di fortuna per ottenere un risultato del genere. Mister, però c'è una certificazione confermata anche oggi, ogni qualvolta Cappellacci fa dei cambi ci azzecca, forse sì, perché ha sbagliato la formazione iniziale. Infatti così mi dicono tutti, infatti oggi era quello che mi preoccupava, però comunque alla fine ti ho detto che ci vuole, nella vita ci vuole un po' di... Un po' di fortuna, la chiamiamo così in televisione. Sì. Mister, ovviamente una società come l'Aquila a fine gara deve anche dare un occhio alla classifica. Cosa è cambiato secondo te e cosa è cambiato nella testa dei ragazzi che evidentemente hanno capito che malgrado lo svantaggio si poteva ancora aggredire la preda? Cosa hai detto nello spogliatoio? Nulla che ho detto. Ho detto se dobbiamo perdere facciamolo almeno con dignità. Perché quella era una partita dove la presunzione ci aveva attanagliato. E cosa cambia? Niente che cambia, che naturalmente quando poi vinci i punti si sommano e magari nel nostro caso ti fanno sentire meglio, ma psicologicamente, perché poi dal punto di vista delle partite che noi abbiamo fatto fino ad oggi rimane sempre lo stesso discorso. E l'avete notato oggi dopo una partita che... insomma noi abbiamo fatto tre gol in fondo, no? Quindi dovrebbe essere una partita anche due legni, super positiva, e invece vai a vedere che tu insomma comunque la potevi perdere la partita, perché poi non sempre queste partite le recuperi, e sommando anche le altre partite dove abbiamo tirato quasi mai in porta abbiamo sempre sofferto a vincerle, quindi se tu vuoi dire qualcosa di più positivo dillo, ma io non posso dirlo perché non me la sento. Io, mister, quello che dico di positivo, che evidenzio, e spero di trovare la tua conferma, anche la condizione atletica, perché per vincere certe gare devi stare bene non solo mentalmente e tecnicamente, ma anche con il corpo. Non so se tu hai questa stessa impressione o se c'è ancora da migliorare. So che ti scappa spesso il sorriso sotto questo punto di vista. No, però perché quando si vince si trovano sempre gli aspetti positivi e questo certamente mi fa sorridere. Se avessimo perso, magari se avessimo preso un altro gol in quel primo tempo, ma anche nel secondo, insomma, in qualche occasione ci siamo spaventati, adesso saremo solo a parlare perché e per come. Quindi adesso se tu vuoi continuare a farmi domande su questa falsariga io non saprei veramente più cosa dirti. Allora mister, in bocca al lupo per il prossimo derby con Origlio, che ha già studiato l'avversario davanti ai nostri microfoni, ha detto sarà una partita complicata non solo perché... Ma lui che ne sa, lui non lo conosce, non lo deve scrivere, viene dall'altro campionato. Va bene mister.